da parte del pubblico, c'è anche un microfono che arriva, c'è una... Sì, sì, prego. A parte i complimenti, perché io ci ho lavorato qua al nostro recente tribunale che l'ha messo dentro la cella. Luigi, come stai, amore mio? Saluta anche Pupi Avati. E io credo che avete fatto un filmone, meritate la Coppa Volpi, io l'ho visto 4 volte e mi sono messo a piangere. Sono contento che l'hanno fatto vedere qua, perché ho avuto una sorella anche con una depressione, proprio vedendoti quando tu cascavi per terra, io all'Eden... Lo vedi con Silvio Orlando che mi si a piangere. Basta, ti faccio i complimenti e... Grazie. A proposito di questo film, io vorrei sapere qual è stata la tua prima reazione quando ti è arrivata la proposta da parte di Avati. Tu ti ha mandato prima la sceneggiatura, l'hai incontrato, come è andata insomma questa collaborazione? Allora racconto come sono arrivata. Sì. Allora è stato, io ho incontrato per la prima volta durante le riprese di Caos Calmo Silvio Orlando, che appunto facevamo una scena, eravamo in silenzio durante un funerale e lui alla fine della scena mi guarda e mi dice ma tu l'hai fatto i provini di Pupi Avati? Dico no. Ah no, perché guarda, io poi in suo modo molto gentile, dice no, perché io farò questo film, però perché ti stavo qua, ti guardavo, poi già ho visto mio fratello e figlio unico, secondo me, però certo se ti racconto il personaggio poi ti offendi, quindi dice vabbè, niente. E poi insomma lui ha detto a Pupi che aveva lavorato con questa attrice e quindi a un certo punto... Pupi mi ha telefonato e mi ha detto mi parlano di te, vieni che ti incontro. Quindi io sono andata nel suo ufficio e lui è stato un incontro molto bello, importante, perché Pupi mi ha raccontato tutta la storia ma con una precisione, proprio entrando nei miei particolari e anche insomma coinvolgendomi. Poi mi ha detto tu sei molto diversa da come io mi immagino Giovanna, però hai negli occhi qualcosa che io capisco perché Silvio mi ha detto che ti dovevo incontrare. E poi mi ha dato un monologo molto lungo che nel film non c'è e me l'ha fatto studiare e poi ho iniziato a fare una serie di provini. E a ogni provino io diventavo più Giovanna e Pupi riusciva a farmi cioè a vedere in me qualcosa che non si era immaginato di Giovanna. E quando poi mi ha detto appunto che avevo superato, ho fatto 3 provini mi sembra, ero molto felice. E niente, poi lì ho incontrato Francesca Neri che era stata la produttrice di Riprendimi e che appunto io non sapevo avrebbe fatto la madre fino a un certo punto, quindi poi dopo invece ho iniziato a conoscere Silvio Orlando, che è stato appunto che mi ha aiutata tantissimo, perché come avete visto io mi piace pensare che Michele Casali e Giovanna Casali non siano due personaggi, ma l'ho detto un'altra volta, mi piace immaginare che loro siano come un unico personaggio amorfo che cammina su una gamba del padre e su una gamba della figlia, quindi come un mostro a 2 teste. E quindi questo per dire che per essere Giovanna avevo bisogno di Michele Casali, cioè lui è stato proprio, mi ha aiutata a diventare quella cosa lì. Questo è per un attore, quando tu riesci a creare un personaggio attraverso l'ascolto di un altro personaggio, secondo me arrivi a uno stato privilegiato, di grazia, non so, di grazia forse.
Qualcuno ha detto di grazie, no? Mi è arrivato. Ci sono delle cazzate? Sì, prego. Anche c'è il microfono. Sì, il film è eccellente, Pupi Avati si riconferma come un grande raccontatore, una persona che riesce a trasformare, a portare su un'atmosfera di fiaba anche soggetti molto forti come può essere questo, perché non sapendo raccontare, questo è qualcosa che ti scatena un'angoscia che dopo 10 minuti te ne vai, insomma, se hai sensibilità particolare. E poi comunque si è avvalso di un'eccellente fotografia, perché io devo per forza rilevare quando faccio questi miei interventi gli elementi estetici, perché è quello che conta nell'arte e nell'arte cinematografica, perché vale per tutte le forme di arte. E la fotografia è eccellente perché utilizza la scala cromatica dell'opera di Morandi, che conosco molto bene, anche perché ho visitato il suo museo a Bologna prima del restauro. E Morandi è un grande, insomma, e quindi lui la fotografia è scandita sulla scala cromatica di questo grande artista dell'area metafisica. E poi l'interpretazione dell'attrice, il cui nome non riesco a riprodurre, è notevole. È notevole perché non è facile interpretare una situazione psicotica, borderline direi. Lei ha un carattere pastoso che vedo tutti i registi, perciò tutti i registi vorrebbero lavorare con lei, ha questa utilità. Come i colori, diciamo. Ah, ecco, proprio come i colori ignoranti, ecco. Va bene, questo è quello che volevo dire. Quindi, grazie. La qualità del cinema italiano c'è ancora.